Bilancio del sindaco di Lustra Cilento Luigi Guerra ad un anno dal suo mandato da primo cittadino. Un anno intenso di azioni amministrative per il comune cilentano, proprio come racconta il sindaco Guerra attraverso l'intervista realizzata da Arturo Calabrese. Dunque, con il sindaco di Lustra Luigi Guerra, a un anno dall'elezione del 22 settembre 2020, un bilancio positivo quello di questi 365 giorni, tante le opere fatte. Sì, grazie Arturo per questa intervista, grazie a Cilento Channel che ha dato a me la disponibilità di essere qui oggi davanti a voi per illustrare tutto quello che è stato fatto in questo primo anno della mia amministrazione. È stato un anno, a dire il vero, anche molto difficile a causa di una grave pandemia che si è abbattuta su tutti noi. Non solo a livello pandemico, ma anche a livello economico e sociale, che ha cambiato un po' le abitudini di tutti quanti noi. Però la nostra amministrazione non si è fermata, anzi, ci siamo messi in moto, abbiamo dato quelle idee nuove, anche dovuta al fatto di una buona, introduzione di giovani all'interno dell'amministrazione, da me, presieduta. E, come ti dicevo Arturo, i lavori e i progetti finanziati sono stati tanti in questo anno, come non citarne alcuni, come 1.400.000 euro del dissestamento idrogeologico che abbiamo avuto come finanziamento del cimitero, i 500.000 euro per quanto riguarda la strada di Selva, oppure i 750.000 euro sempre per il dissesto idrogeologico per quanto riguarda la fiumara sempre di Selva e tantissimi, tantissimi altri progetti. Risolto anche un problema praticamente atavico, quello dell'acquedotto, quello dell'adduzione idrica, nel paese. Sì, guarda Arturo, quando ci siamo insediati, uno dei nostri primi obiettivi era proprio quello, c'era il problema dell'acqua. Oggi l'acqua qui a Lustra, per quanto riguarda, la gestisce ancora il comune. Non è facile per un comune di 1.000 abitanti, di 1.000 anime, gestire un servizio acquedotto che si estende da Rocca Cilento arrivando fino alle frazioni di Corticelle e Ponti Rossi, parliamo di oltre 35-40 km di linee. Era molto molto difficile perché negli ultimi anni si avevano sempre problemi a causa delle reti idriche, molte volte fatiscenti perché lavori effettuati, parliamo negli anni 70-80. Noi ci siamo dati subito un obiettivo che era proprio quello di garantire ai cittadini di Lustra quel servizio essenziale, quello dell'acqua. Allora, come prime proprio provvedimenti che siamo andati ad attuare, siamo andati ad applicare, è stato proprio sulla rete idrica, dove abbiamo sostituito circa 2,2 km di nuova linea. Poi c'è stato anche il rifacimento di alcune vasche. Abbiamo iniziato con quella del capoluogo, ma stiamo stanziando ulteriori fondi anche per le vasche che sono di adduzione per quanto riguarda l'acquedotto. Perciò abbiamo passato un'estate veramente tranquilla, possiamo nominarla così, e abbiamo ridato ai cittadini di Lustra quel servizio primario che mancava ormai da tanti anni. Altro momento importante è stato quello dell'inaugurazione del campo sportivo qui a Lustra Capoluogo, intitolato da una persona purtroppo scomparsa ma mai dimenticata, e cioè Giuseppe Migliorino. Sì, guarda Arturo, quello era un altro impegno che avevamo preso con la popolazione e soprattutto con i ragazzi del capoluogo, quello di creare un centro ricreativo e un centro di sport e di aggregazione per tutti quanti i ragazzi lustresi. Era quello del campo intitolato ad ora una cara persona scomparsa, che è stato uno dei primi che si è impegnato oltre
più di quasi circa 30 anni fa per la realizzazione dello stesso. Noi, dopo 30 anni, questa amministrazione da me presieduta è riuscito a finire questo campo che sembrava un travaglio, cioè tutte le amministrazioni che si erano susseguite, nessuna era riuscita ad ultimarlo, chi per un problema, chi per un altro. Noi ci siamo messi, come ti dicevo, di impegno, ci siamo sforzati con dei fondi presi dal bilancio comunale, però sempre stanziati da parte del Ministero dell'Interno, per portare a termine questa grande struttura che oggi è un po' invidiata da tutti quanti i paesi a noi limitrofi, perché è una struttura con oltre 100 posti a sedere, con manto di ultima generazione, con fari a LED di ultima generazione e con degli spogliatoi di ultima, anche loro di ultima generazione completati.